Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proverò a sostituire il display di questo iPhone XR in quanto all'angolo distrutto. Lo farò con un display compatibile, però senza perdere la funzione del True Tone. Per chi non sapesse cos'è il True Tone, è una funzione che permette di regolare il colore e l'intensità del display in base alla luce ambiente, quindi si regola in automatico in modo da permetterci di visualizzare in maniera corretta le immagini del nostro display. Per attivarla è semplice, basta scorrere dall'alto verso il basso qui nell'angolo, tenere premuto nella sezione della luminosità e in basso possiamo trovare la voce True Tone attivo. Possiamo disattivarla o abilitarla. Avendola abilitata, praticamente si regola in automatico con la luce ambiente. Il problema è che sostituendo il display con uno compatibile, questa funzione viene persa, in quanto i codici del nuovo display non sono uguali a quelli dell'originale. Quindi adesso vi mostro due modi per recuperare quel codice e rendere il display compatibile uguale all'originale. Quindi iniziamo subito smontando il display e vediamo come fare. Ok, le viti sono state tolte, adesso riscaldiamo un pochettino il bordo. Ok, perfetto, a questo punto una volta staccato il display, ripulita la base dove c'è la colla, non rimane nient'altro che prendere il display nuovo e spostare tutta questa parte su quello nuovo. Ok, perfetto, una volta aver trasferito tutto nel nuovo display, lo testiamo e vediamo se funziona. Ok. Ok, si accende. Adesso dobbiamo vedere se funziona il True Tone. Quindi in alto a destra scorriamo verso il basso, teniamo premuto dove c'è l'indicatore della luminosità e come possiamo notare manca la funzione del True Tone. Quindi tutto quello che dobbiamo fare adesso è riprogrammare il codice dal vecchio display al nuovo. Quindi adesso spegniamo tutto. Perfetto, una volta aver testato che il display funziona, dobbiamo adesso ripristinare la funzione del True Tone. Per farlo abbiamo bisogno di un programmatore come questo. Le opzioni per ripristinare il True Tone sono due. La prima è avere a disposizione il display originale per copiare i codici direttamente da questo e trasferirli in questo qui. La seconda è leggere il seriale direttamente dalla scheda madre e poi trasferirlo attraverso il programmatore nel nuovo display. Iniziamo con la prima. Allora, questo è quello nuovo e lo mettiamo da questa parte. Adesso dobbiamo collegare, vediamo un attimino se ci riusciamo. Sembrerebbe di sì, quindi accendiamo. Ok. Ha riconosciuto il seriale, quindi adesso diciamo leggi. Perfetto.
lo possiamo scollegare, se si scollega. Ok, quindi questo qua è stato letto, adesso gli diamo, adesso colleghiamo quello nuovo e lo scriviamo. Gli diciamo scrivi, si è collegato. E adesso lo sta scrivendo. Quindi sta riprogrammando il nuovo display con il codice del vecchio. Ok, scrittura completata, possiamo disconnettere. Facciamolo senza rompere nulla, possibilmente. Ok, è stato disconnesso, quindi questo non ci serve più. E adesso vediamo se funziona. Si è acceso, ok. Ok, si è acceso. Adesso vediamo se funziona il TrueTone. Teniamo premuto. Perfetto. È stato riprogrammato, quindi adesso c'è la funzione attiva. E come abbiamo potuto notare, questo è veramente molto semplice perché fa tutto il programmatore. Quindi basta semplicemente collegarlo e collegare il vecchio, copiare, collegare il nuovo e poi scrivere. Quindi è molto semplice. Oltre a questo metodo molto semplice ce n'è un altro. L'altro metodo per recuperare il codice seriale del display è collegare l'iPhone al Mac o al PC attraverso un software, recuperarlo direttamente dalla scheda madre e successivamente col software del programmatore incollare quel nuovo codice all'interno del nuovo display, quindi riprogrammandolo. Andiamo a vedere come fare. Ok, il primo programma di cui abbiamo bisogno si chiama 3U Tools. Grazie a questo programma potremo avere tutte le informazioni relative al nostro iPhone. Selezioniamo questa voce. A questo punto avremo tante informazioni inerenti all'iPhone, tra cui anche il codice mail, lo stato della batteria, eccetera. Quello di cui abbiamo bisogno noi in questo caso si chiama Core Board Number. Quindi clicchiamo in modo da copiarlo e una volta effettuato questo passaggio possiamo chiudere questo programma e aprire il software di Quinali direttamente dal computer. E una piccola premessa, nel mio caso non avendo più altri display a disposizione da poter scrivere in quanto il nuovo è stato fatto tramite il programmatore, in questo caso utilizzerò il vecchio display giusto per far vedere quali sono i passaggi da seguire per poter copiare e incollare questo codice. Quindi clicchiamo Detect Chip. Ok, a questo punto non ci rimane che cliccare in questa voce, incollare il nostro codice seriale. Una volta incollato il codice seriale eliminiamo la parte cover board number in modo da lasciare soltanto il codice e clicchiamo repair. Non ci rimane nient'altro che attendere che la trascrizione del codice. Una volta che abbiamo il messaggio di completamento il nostro display vuol dire che è stato programmato. Perfetto, in questo video abbiamo visto come fare a riprogrammare i display attraverso il programmatore Quinali, sia direttamente dal programmatore che dal computer. E inoltre, sia avendo il display originale, quindi riuscendo a copiare il codice seriale direttamente dal display originale, oppure prelevarlo direttamente dalla scheda madre in caso in cui non fossimo in possesso del display originale. E sempre attraverso il programmatore riprogrammare il nuovo display. In questo caso, come potete vedere, ancora non ho chiuso questo iPhone, perché vi porterò a breve un altro video, sempre con questo iPhone, dove... Vabbè, ve lo racconto nel prossimo video. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto come sempre un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ci vediamo al prossimo video, ciao!